Buongiorno a tutti, siamo con Andrea Meloni, titolare della società Navigando. Siamo nel porto di Lavagna e la sua società da due generazioni ottimizza e distribuisce imbarcazioni a vela e siamo qui per delle lezioni di nautica pratica. Oggi sarà la prima e le faremo con lui. Dietro di noi c'è un Deller 39, l'imbarcazione su cui vi porteremo a bordo fra poco. Andrea, buongiorno. Buongiorno Alberto. Come hai detto tu, oggi abbiamo qua davanti un Deller 39, una barca mista crociera regata, una barca che sicuramente concilia il comfort interno per le crociere di famiglia serene e può dare anche delle ottime soddisfazioni o in regato, comunque anche a livello prestazionali. Anche soprattutto nelle aree leggere estive. Soprattutto nelle aree leggere, dove qua nel Tiguglio, ahimè, le brezze sono veramente leggere. Andrea, siamo a bordo della barca e prima di mollare gli ormeggi però ci sono delle operazioni importanti da fare perché questa non è una macchina che si accende e si va via. Esatto, sì, hai detto bene, ci sono delle procedure da seguire standard e le prime sono verificare subito la chiusura delle valvole, quindi le prese a mare dei bagni e dei lavandini, avviare e attaccare le batterie, ovviamente, e la prima cosa più importante prima di avviare il motore, staccare la presa della banchina della 220 volts. Ora possiamo avviare il motore. Prima di avviare, ecco una cosa molto importante, mettere in folle in questa posizione la leva del gas, girare, verificare che le spie siano accese, soprattutto quello dell'alternatore della pressione dell'olio, ascoltare anche l'effetto acustico perché è un altro allarme, girare e avviare il motore. Verificare, molto importante, è l'uscita dell'acqua del raffreddamento dello stesso motore. Ora qua l'acqua esce, quindi è tutto a posto, però potrebbe capitare in alcune occasioni che l'acqua non esca. Allora, la prima cosa a fare è verificare che la presa mare sia aperta. Ecco, allora questa fosse aperta, molto probabilmente bisogna spegnere immediatamente il motore e provare a tentare un nuovo avviamento. Perché può capitare che al di sotto possa essere un sacchetto che può ostruire la presa mare. Ok Alberto, noi siamo pronti per mollare gli ormeggi. Verifichiamo solo quelli da mollare che sono quelli sotto vento. Quindi, visto la direzione del vento, che è qua sulla nostra dritta, molliamo questa. Ti do una mano col motore, ci si può dare una mano anche col motore per alleggerire la pressione della stessa cima sulla bitta. Perfetto, ecco, ora anche i baffi, la di prua, prima quello sottovento. Ok, perfetto, ora puoi mollare quello. Puoi verificare, guarda che non sia rimasta niente attaccato all'ancora. Ora possiamo mollare questa qua di poppa. Questa qua di poppa l'avevamo già messa a doppino per poter comunque agevolare la fase di uscita della stessa imbarcazione. Andiamo in marcia avanti, abbiamo il vento che ci spinge forzatamente sulla barca di sinistra. Ovviamente fare un'operazione di uscita con prua al vento sarà quasi rischioso, quindi agevoliamo l'operazione cercando di portare la prua accompagnandola nella direzione del vento, girando in questo modo. Così non mettiamo
a frusta, signor Alberto. Una volta che siamo liberi dalla barca a fianco, mettiamo già una retromarcia, la barca continuerà a girare, avremo un punto zero che è la barca ferma e adesso la barca andrà in retromarcia. E noi siamo usciti. Ci giriamo dietro, guardiamo. Usare anche un po' l'acceleratore è d'aiuto sicuramente, molti fanno le operazioni al minimo, ma si è sempre un po' in balia del vento, quindi non si riesce a far sì che il timone porti sia in retromarcia che in marcia avanti. Quando saremo sul canale, rimettiamo la barca nella direzione del vento e proviamo a uscire.